Luigi Monfredi, lei che è un giornalista economico alla RAI, come pensa che sia la prospettiva del turismo in questi anni? I dati macroeconomici che riguardano la situazione economica che stiamo vivendo all'uscita di una crisi finanziaria pesantissima ci dicono che, per quanto riguarda il settore del turismo, d'altronde anche alla pari di altri settori, le prospettive sono incoraggianti, interessanti, impegnative. Quindi ci sono queste tre I. Per quanto riguarda il turismo, spicca il dato che è emerso proprio da questa convention qui di Milano, il BITS Travel Forum, spicca il dato dell'aumento dei viaggi d'affari, che sono un indicatore che ci sta a raccontare che l'economia si è rimessa in movimento, perché quando i manager tornano a viaggiare per affari vuol dire che l'economia si è rimessa in movimento. E quindi gioco forza, anche l'economia turistica dovrà risentirne positivamente. Insomma, stiamo uscendo da un tunnel in cui eravamo immersi senza neanche capire bene dove eravamo. Il problema adesso è capire se da questo tunnel usciremo con la schiena dritta, con le nostre gambe, usciremo in barella. E io spero che da questo tunnel si possa uscire sulle proprie gambe, con la schiena dritta, evitando ogni possibile scenario di stagnazione, perché la sfida è adesso, è prima dell'uscita dal tunnel. Se non si mettono adesso sul tavolo tutte le azioni che devono essere fatte insieme, con un coordinamento vero e reale di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del turismo, allora non avremo cavato un ragno dal buco. Le agenzie di viaggio sono presenti in molte città, hanno una copertura molto estesa, ma se lei deve sceglierne una per un viaggio di piacere e di vacanza con i suoi, quali sono gli elementi che sono determinanti? Per quanto mi riguarda, l'appartenenza ad un gruppo, sia come affiliato che come diretta emanazione. Quindi mi informo sul gruppo a cui questa agenzia di viaggio è affiliata o è emanazione, dopodiché, in base alle mie conoscenze personali del gruppo, della casa madre, posso decidere o meno di andare in quell'agenzia di viaggio. Insomma, queste sono i miei criteri di scelta, devo dire la verità. Quindi qualità e affidabilità dei servizi? Qualità, affidabilità dei servizi che, secondo me, pur essendoci, devono essere comunque certificati da un grande gruppo, perché il grande gruppo è una garanzia di quell'affidabilità, di quella qualità dei servizi che comunque un'agenzia di viaggio può tranquillamente offrire. Però se gli viene riconosciuta da un grande gruppo è meglio, è un po' come se avesse una patente.